Amici della Cucina per Tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento della Cucina per Tutti in pillole. Oggi faremo la pasta fatta in casa. Possiamo impastare a mano o con l'impastatrice, come più ci piace. Intanto vi vado ad elencare gli ingredienti. Abbiamo in questa bowl 500 g di farina, 5 uova, del sale e un pochino d'acqua. Ci servirà ovviamente l'acqua perché non tutte le uova sono dello stesso peso. Cominciamo quindi a preparare l'impasto. Nel mezzo della farina andiamo a creare una fontana che conterrà le uova, un pizzico di sale e gli mettiamo subito giusto un goccino d'acqua. Possiamo cominciare a impastare. Io per scelta, come vedete, sto impastando a mano, ma come vi dicevo prima potete tranquillamente avvalervi di un'impastatrice. E dopo aver fatto una prima parte di lavoro nella boule, mettiamo l'impasto in una spianatoia o sul tavolo da lavoro e continuiamo con la lavorazione. Se possibile utilizziamo farine di qualità affinché il risultato finale sia davvero ottimale. Ok ragazzi, come potete vedere l'impasto è pronto, è della morbidezza giusta, l'abbiamo impastato bene. Ora vi dico una cosa, procuriamoci un sacchetto del gelo dove andiamo a mettere l'impasto, lo lasciamo rilassare per 5 minuti e poi lo riprendiamo e lo lavoriamo a mano per altri 2-3 minuti. Perfetto, possiamo togliere l'impasto dalla nostra carta e continuiamo a impastare per un paio di minuti. Bene, vedete com'è bello liscio il nostro impasto? Questo perché il riposo che gli abbiamo fatto fare di 3 minuti è stato essenziale. Ora riprendiamo il nostro sacchetto del gelo, riponiamo al suo interno di nuovo l'impasto. Questa volta gli facciamo fare un riposo più lungo di circa un'ora, ma lo andiamo anche a coprire. E dopo aver completato il suo riposo, prendiamo l'impasto. Mi sono preparato tutti questi strumenti attorno, ovvero il mattarello, il coltello, il tagliere e il tagliapasta, e con abbondante farina cominciamo a tagliare l'impasto in questo modo. E dopo averlo porzionato, lo cominciamo a stendere. Ed ecco ragazzi che dopo aver steso l'impasto, l'abbiamo tirato molto fine, possiamo andare a creare qualsiasi tipo di pasta ci piace di più. Io in questo momento andrò a creare delle tagliatelle. Ma voi potete benissimo creare delle sfoglie per le lasagne, per dei cannelloni, fare dei tagliolini, insomma quello che più ci piace. E facciamo questo procedimento per le tagliatelle. Noi andiamo a piegare in questo modo il velo di pasta, l'ho riposto sul tagliere, mettiamo sopra abbondante farina e cominciamo a tagliare proprio le tagliatelle. Ecco qui, guardate che belle. Gli mettiamo un bel po' di farina affinché non si attacchino. Non ci resta che buttarle nell'acqua e andarle a gustare magari con un buon sugo. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima video ricetta.